Io adesso registro tutto e ti ricorderò questo momento. Quando saremo in Italia e non avremo pescato un cazzo, io ti dirò: ti ricordi quando ti ho detto andiamo al Faro di Palmar a pescare? E tu hai detto: no, io voglio bere un Chiudi il caffè. video prima che ti cripa. Mi cricca la fare. No, caffè tempo zero, Dai, caffè e poi si va. No, se no andiamo in un posto più tranquillo. Andiamo a prendere le seppie. Oh, andiamo per le Andiamo seppie. a prendere le seppie. E ho fatto il nodo sulla canna pesante per niente, ma vedi. Raga, c'è il torneo internazionale di bocce. Sono fortissimi sti ragazzi. Principiante, vieni, guarda che filo che c'ho. Fino che c'è il Guarda che mulinello. quelli che cominciano con quelle cose lì. Italiano. Mosca, devi imparare a mosca, poi Ma mosca peschi nei fiumi, in mare? Cosa peschi in mare? Tutto quello che ti ha detto, devi mettere il filo pesante. Grazie per il consiglio. Ho pescato 20 anni in Islanda, salmone. Sì, è salmoni però. Ma anche qui puoi pescare. Sì, ma i barracuda non li peschi a mosca. Barracuda mosca. A popper. Anche là bene lì. Lo conosci il popper invece? Te lo faccio vedere il popper, aspetta. Io ti faccio vedere il siluro, 2 metri 27. Sì, ma il siluro fa schifo. Lo so. Guarda qua il popper. Vabbè, questo qui è il popper. Sta a galla e fa splash, splash, splash. Io pesco il salmone a galla. Io pesco il salmone a galla. Devo rimetterlo via. Ma stai vincendo? Vai, 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 io tifo per lui. Grande! Grande! Io volevo fargli vedere anche il VTD. Andiamo a pescare. Io voglio un caffè e andiamo a prendere il caffè. È nuovo. Altra, quella. Guarda che c'è. Questa c'è. Questa c'è. Ale! Grande! Cotorno, ti fiamo, non le se odiamo. Noi siamo i bianco-blu. Siamo nel deserto, nel nulla. Mare ci sta, vento, speriamo che non ce ne sia troppo. Siamo diretti verso di là, indicativamente, un po' a naso. Anche lì vedo delle punte, tutta una bella zona rocciosa. E ci facciamo questi chilometrini di camminata per fare un'ultima esperienza. Stamattina eravamo a far l'alba. Guarda come mi ha piegato la canna. No, verso le rocce, no. Poi siamo andati a far surf. Tanto qua non posso far volare il drone perché passano gli aerei. Io tanto ormai il pesce della vacanza l'ho preso, era una palamita, non è che fosse. Però l'ho preso. Matte ha preso una lucertola, quindi a posto. Aggiorniamo tipo ora. C'è un muro davanti che ci sbarra la strada. Le corre tutto lungo fino al mare. Stiamo pregando in qualsiasi lingua che il muro finisca lungo il mare, che possiamo passare. Siamo arrivati lungo il mare, bellissimo, veramente bellissimo. Abbiamo scoperto che alla fine non era un muro, ma è un'ennesima piantagione di banane e probabilmente si riesce a passare. C'è la strada, sono delle punte bellissime, sarebbe da fare un lancio su ogni punta, ma adesso vediamo di andare direttamente là, che dovrebbe esserci più fondale. Qua si vede che è un po' chiaro. E c'è la strada, grazie a Dio. Tra l'altro ora la marea dovrebbe star scendendo perché c'era il picco 1 o 2 ore fa. Quindi è completamente in discesa, non dovrebbe nemmeno essere pericoloso. Adoro andare in questi posti. Voilà! Comunque è bellissimo, qua c'è l'acqua bassissima, infatti ci sono le onde. E sarebbe da spopperare un goccio, però perdiamo troppo tempo. No, è alta ora, sto scendendo. L'ho appena detto nel mio vlog, vero? Ah! Hola. Scusa, non volevo salutarti. Non l'ho fatto apposta. Questo è veramente pazzesco. Guarda la marea che scende e la piscina che si svuota. Sto scollinando. Wow! Non c'è scritto che è proibito. È quello che pensi di l'altra. È finito il campo di banane. Niente, è bellissimo. È veramente bellissimo. Siamo arrivati sulla punta. C'è un signore che pesca. Cercheremo di essere amichevoli.
Ah, pure è venuto in bici. Furbo lui. Speriamo che non ci odi. Intanto noi siamo due contro uno. Che spettacolo. Hola. È un problema se pescamo sta qui? No, nessuno, amico. Perfetto. È un problema se filmo con la GoPro? Voglio filmare tranquillo, amico. Grazie. Io provo subito col jig, finché c'è luce. Non c'è tanto fondo. Forse più di là. Appena avuto una mangiata, Matte. Ce l'hai? No! Matte ha incannato un altro pesce che si è slamato. Veramente una bomba sto posto, fa davvero caldissimo. Tra l'altro ho le scarpe che sono zuppe da due giorni, i miei piedi stanno tipo bollendo lì dentro, anche cominciato a piovere. Io faccio un tentativo con questa, un lancio proprio, poi ne faccio uno con l'altro. Guardato, ce l'ho! Sul popperone! Sul popperone! Sul popper giallo! Non ci credo! L'avevo visto che cacciava! Oh cazzo! No, 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 verso l'uscino! No. Non lo so cos'è! Una pala! Un bonito, boh! Una palamita! La c'ho con sta ancoretta, la tiro su! Ho scappottato il bomber! Non ci credo! Con questo! 80 gradi! Mai usato, ragazzi! Non ci credo. Tu non sabes cosa esto significa per me con esta. Esta mai usato, mai. Non ci credo. Con questo. No raga, no 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 no, non è possibile. Io sto sognando. Cioè io non ci riesco a credere. Cioè non ci ho mai creduto, ho detto faccio un lancio per il meme. Cioè guarda che cazzo di ancorette che ha sto popper. Niente, mi servono le pinze. Perché adesso sti qua mi cacciano in mare. Popper di AliExpress, 10 euro. Andrò a slamare sto pesce che sbatte. Guarda quanto sangue che perde sta bestia. Che ste ancorette c'hanno un ardiglione. Non si slamava più. Che bagno di sangue, guarda come lo perde tutto, sì, che bello. Guarda come lo perde. Questa qua gli rimane una carne di un pulito. Vieni. L'hai presa tanto fuori? No, mi ha seguito per un po'. Ho visto tipo uno schizzo dietro, mi ha detto, ma boh, ma sarà che sto popper è enorme. Arrivo. No, comunque è bella anche questa. È bella anche questa.
rimetto questa con cui ho pescato stamattina. Matteo ha toccato due pesci che non ci sono rimasti. Uno gli ha sfrizionato via e si è slamato, e l'altro gli ha spaccato l'ancoretta. Gli ho tirato su sta palamita che incredibile, con il popper enorme in cui non credevo per niente. Peccato che domani partiamo e surferemo. Stasera ci mangiamo un po' di pesce con i nostri amici. Niente, Matteo ha toccato un altro pesce e gli ci ha dato di nuovo e non c'è rimasto. Incredibile, davvero una sfiga stasera. Dai, ti ho liberato! La mia esca è bella lì incastrata sul fondo. Niente, io tiro e strappo, Matteo. Che era? Nemesi. Oh, comunque tiene sto cazzo di tracciato. Ma quel Nemesi lì passava la storia. Va bene così, ne ho un altro bianco. Beh, non puoi lamentarti. Bianco con la testa roba, ma infatti non mi lamento. Cioè, sempre così, il mare dà e il mare si prende. Con questo finisce la mia pescata di stasera. Non credo ancora a quello che è successo prima. Per altra gente potrà essere normale, ma come ha fatto a darci su questo bisteccone? Io non lo so. Sono veramente felice. Stiamo andando via. Oppala. All'andata era molto più facile. Distrutta. Non si vede niente. Sì, forse un po' mi si vede così. Stiamo tornando, adesso facciamo mezz'oretta, 40 minuti di camminata. Si vedono in lontananza delle luci della città. Bella. Aggiornamento. Stiamo camminando da circa un quarto d'ora, 20 minuti, e cominciamo a vedere le prime luci. C'è un campo da calcio dove abbiamo parcheggiato la macchina, e c'è i faretti a bomba. Mentre di là, buio, buio pesto. Sto sudando tantissimo perché non c'è vento, per fortuna direi. Si vedono un po' più vicine le luci, ma sono, c'è tipo una collina di deserto in mezzo. È sudata. Siamo arrivati. Terra. C'è asfalto. No, che brutto. No, posso tornare nel deserto. No. Voglio tornare nel nulla, ti prego. Ci stava molto meglio là. Hola. Fa caldissimo stasera, non c'è un minimo di vento. Madonna. Stiamo tornando a casa. Oh, cazzo di pescatore! Ale! Madonna! Guarda Dani cosa ha fatto nel frattempo. Ragazze, sposate. Tanto nessuna ragazza vedrà mai il mio video, però sposatelo. Questo. Sì, io non mi fa bene nemmeno. Secondo me nessuno mi ha insegnato. Boh, è un po' smasciullato, ma per il coltello che avevo direi che abbiamo fatto un egregio lavoro. Che belle bisteccone. Un'ora e mezza fa sto pesce era in mare. Era in carne pulita. Niente, no. Adesso si mette all'opera, guarda, mangiare un po' il cazzo. Io mangio e rompo il cazzo. dai. Ieri si lamenta pure, ma questo è un po' troppo così. Senza carne cara, Ma si riprende bene? Sì. Ah, lo vedi nello schermino? Se mi vedo in faccia. Vedi, questi sono i lavori che fa Farde quando fa vedere che lava i piatti, lava due piatti e lascia le pentole. Fa vedere che sfiletta il pesce. Quando è già sfilettato. Quando è già sfilettato pulisce gli avanzi. Madonna, la salsa di soia. Non puoi capire, cioè veramente. Beh, meritato direi. Fuori dal mondo. Meritato. Solo uno, non guarda che quello lì non l'ho fatto io. Ancora nemmeno masticato, era già lì che diceva. Ma puoi anche dire che non ti piace, se non ti piace. Cioè non devi per forza fare buono. Dai, che tira. È troppo buono, veramente. Cioè.
Thank you.